Allora, la ricerca prodotta da 18 febbraio in esclusiva per SAP Concur si intitola Digitalizzazione del viaggio d'affari. Sostanzialmente abbiamo toccato tre aree. La prima, la digital transformation in azienda, in senso lato. A che punto è la digital transformation? Poi abbiamo parlato di digitalizzazione del viaggio d'affari e in ultima istanza abbiamo fatto un focus sulla digitalizzazione della rendicontazione delle note spese. L'elemento innovativo della nostra survey è rappresentato dal fatto che abbiamo comparato due popolazioni, in realtà quelli che noi chiamiamo i clienti, le aziende, l'enterprise, coloro che comprano servizi di business travel e i provider, i fornitori di servizi di business travel rappresentati per esempio da compagnie aeree, aeroporti, società di car rental e hotel. Ecco, questa visione, che non mi piace dire contrapposta, ma sostanzialmente a due livelli per ognuna delle tre fasi, ci ha permesso di porre in evidenza alcune situazioni. Penso che quella più rilevante sia come durante la pandemia in realtà questo, ahimè, tragico processo sia stato un acceleratore della digitalizzazione per quanto riguarda le imprese clienti, mentre nei fatti abbia rappresentato un freno per i fornitori. I motivi sono molto semplici: la digitalizzazione è un investimento, come menzionavo prima, evidentemente compagnie aeree che nel pieno della pandemia hanno avuto tutti i voli cancellati e gli aerei bloccati a terra e nessuna possibilità di avere passeggeri, evidentemente hanno compresso a zero gli investimenti, mentre le imprese hanno dovuto avere una continuità aziendale rappresentata in primo luogo, come facevamo vedere, dai processi di comunicazione interna digitale tipicamente rappresentati dalle app che tutti noi conosciamo. Ecco, tra l'altro un altro elemento secondo me interessante per chi ci sta seguendo è rappresentato dal fatto che nel pensiero del viaggiatore d'affari la digitalizzazione è sicuramente un pro. Quindi la digitalizzazione per il viaggiatore d'affari vuol dire semplificazione di processo e maggiore engagement. C'è però una grande barriera che viene rappresentata nella forma della burocrazia di processo, perché evidentemente questo caratterizza molto le imprese del panorama del Mediterraneo. La logica di autorizzazione e di burocraticizzazione delle fasi è quasi dominante rispetto alla gestione pura del budget di spesa. Ecco, questi sono solo aspetti. Poi abbiamo toccato naturalmente anche quali sono gli ambiti dell'implementazione della rendicontazione digitale delle spese di viaggio ed è emerso come le imprese parlino sempre di sostenibilità, ma proprio sulla sostenibilità ancora debbano fare un passo in avanti, forse perché mancano fornitori che siano in grado effettivamente di certificare la loro impronta green e quindi in questo senso vengano accolti, selezionati e anche valutati ex post dai viaggiatori d'affari.